da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Veramente, caro Bettino, vengo da te, Brozovic. Veramente? Sì, veramente, questo è il comunicato che non è quello dell'Inter, che non c'è ancora. No, è quello della nazionale croata. Ricordiamo che lui ieri è uscito al 18° di Austria-Croazia con una smorfia di dolore e zoppicando. Questo è il comunicato che vediamo dal profilo Twitter ufficiale. Io ovviamente ve lo traduco, lo possiamo vedere. Eccolo qui, loro scrivono che dopo la risonanza magnetica il giocatore ha riportato uno strappo parziale al flessore della coscia sinistra, quindi scrive la nazionale croata, atteso da diverse settimane di stop. Se si dovesse trattare di lesione di primo grado, parliamo anche di un mesetto di stop, poi ovviamente sarà rivalutato al ritorno in Italia. Sarà rivalutato, già domani dovrebbe esserci il comunicato dell'Inter, si ipotizza un mese, però adesso, e qui riguarda un po' tutti, Maignan, adesso entriamo in quel mese che però è subito prima della settimana del mondiale, e quindi quel mese potrebbe allungarsi, perché è chiaro che il giocatore poi ti dice: vabbè, sono al rientro, io voglio andare al mondiale. Infatti il CT della Croazia ha già detto ci sarà al mondiale, e quindi Bettino, è ora che si fa? Piove sul bagnato, Stefano. Noi sapevamo che avremmo fatto... Qual è il bagnato che avete, chi avete fuori voi? Il Milan è un diluvio, voi però, che bagnato è? Leo, cioè già che tu quasi quasi ridi del fatto che si sia fatto male un giocatore... No, la prima cosa che ho pensato ho detto, tanto è squalificato. No, siccome io ti conosco fuori dall'ambiente tanto sportivo, è squalificato, sei una persona veramente... che ha uno stile, sei una brava persona. Ecco, non perderlo qui. Te lo dico da amico. Ma non ho detto niente. Bettino, posso testimoniare il falso? Testimoniare il falso? Bettino, io e Leonardo siamo sulla stessa linea. Abbiamo così stima e orgoglio di questo Milan che noi vorremmo sempre che il nostro Milan giocasse con tutti i titolari contro le squadre, esatto, contro tutti i titolari, perché noi riteniamo di essere molto competitivi con tutti gli avversari se noi siamo al completo. Quindi veramente ieri quando l'ho saputo queste notizie non mi interessano, l'ho detto prima di Osimhen, prima ho detto do a Osimhen tutta la vita al Napoli, ma io tengo Leao. L'anno scorso, poi Bettino ti lascio parlare, scusami, quando la Fiorentina, che poi abbiamo perso, era senza difensori titolari, ma noi non avevamo Tomori, io ho detto, e Tomori e Maignan, anche se Tattarusano stava facendo bene in quel momento lì, avevo detto voglio Tomori, lascio la difesa della Fiorentina. E a me interessa avere noi tutti i titolari. Però fatemi andare da Bettino. No. Bettino, ti voglio far vedere le prossime partite Inter. Noi adesso le abbiamo fatte perché manca veramente poco fino alla sosta del mondiale. Quello che dicevamo prima, no? Poi c'è il rischio che il giocatore dica: vabbè, adesso con calma che devo andare al mondiale. Questo è possibile. Certo, queste sono le prossime partite qui, Inter. Subito al rientro sabato la Roma in casa, poi c'è la partita con il Barcellona sempre in casa, ancora l'altra è col Sassuolo in trasferta, poi Barcellona-Inter di Champions, Inter-Salernitana il 16 di ottobre, Fiorentina-Inter il 22, il 26 l'altra partita di Champions contro il Viktoria Plzen in casa, sì, e poi ancora la Sampdoria, il Bayern in trasferta, la Juve in trasferta, Inter-Bologna e Atalanta-Inter prima poi della sosta per il Mondiale. Ecco, noi Bettino, stando al mese, potremmo dire Brozovic rientra in Champions contro il Bayern Monaco, poi ci sarà la Juventus, poi Bologna, Atalanta, insomma ci sono ancora partite importanti ovviamente prima della sosta, però c'è quel punto di domanda lì. È una tragedia, Stefano, anche perché noi abbiamo l'anno scorso nel momento in cui si infortunò e restò fuori Brozovic, l'Inter perse un sacco di punti. Quest'anno c'è Aslani, però Avete preso Aslani per quest'anno c'è Aslani,
teoria. Sì, c'è Hernani, però nelle gerarchie ci sono i titolari e le riserve. Un conto è far rifiatare un giocatore, un titolare, la mente, il metronomo del centrocampo dell'Inter in una partita dove potenzialmente hai più possibilità di fare esperienza. Un conto è essere lanciato e tu sai che per 10 partite dovrai giocare senza se, senza ma, titolare, e non sappiamo, ecco, come reagire, perché questo ragazzino qua è un ragazzo. Vero, cioè, però io qua, Bettino, ho una critica nei confronti di Inzaghi, perché poi il dio del calcio è veramente pazzesco, come dice Allegri. Perché non l'ha fatto il diavolo. Eh sì, intanto do il benvenuto a Biasino. Ciao, ciao, buonasera. Perché come dicevi tu, giustamente, lui è un ragazzo che arriva dall'Empoli e che deve ambientarsi all'Inter, però, caspita, Inzaghi aveva l'occasione nelle partite precedenti di fargli un po' assaporare il clima della titolarità all'Inter. Non l'ha fatto e adesso ti devi affidare a questo giocatore. E quindi, Biasin, vengo da te. Dovrà subito rispondere presente. Allora, poi vengo alle cose meno importanti. La più importante, mi sembra di notare, che c'è la stessa disposizione di lunedì scorso, il giorno delle 5 domande. No, non è la stessa disposizione. Siamo gli stessi. Lui parla di effettivi. No, erano gli stessi, siamo gli stessi. Non è disposizione, è la stessa squadra. La stessa squadra, quindi io spero che anche questa sera venga fuori qualcosa. Dire cosa visto Allegri. Un pasticcino. Un acqua minerale, un pasticcino. Sei preoccupato. Detto questo, dimmi di Aslani che poi voglio tornare da allora, a me, mi spiego, certo che mi interessa sapere quando torna Brozovic, spero che sia il prima possibile, ma in questo momento quello è un aspetto secondario. Si è fatto male, lo so, deve recuperare, sono il primo fan di Brozovic nell'universo, ma a me in questo momento non interessa Brozovic, mi interessa che chi è stato comprato per fare le veci di Brozovic faccia il suo dovere. L'anno scorso ero arrabbiato perché non c'era Brozovic, ma chi ci mettiamo? Ah, un giorno Barella, un giorno Çalhanoğlu. Potevi fargli fare un po' di esperienza prima, proprio adesso invece ti serve. Ma io non penso che, allora, non è che stiamo parlando di un pulcino che entra in campo, cioè Aslani è arrivato 3 mesi fa. Beh, neanche Radu era un pulcino. Vabbè, Radu, adesso puoi fare tutta la riunione del mondo. A me non interessa, io voglio sabato 1 ottobre, io voglio vedere Aslani in campo. Non ti aspetti un Gagliardini messo davanti alla difesa? Io mi aspetto un ragazzo che ha 20 anni, carina, ma non mi interessa se ha 20 anni. Io voglio in campo il giocatore che è stato preso per giocare al posto di Brozovic. Voglio sentirvi tutti. Anche perché, per quello che sappiamo, almeno quello che so io, non è che stiamo parlando di uno che non sa come è fatto un pallone, anzi, pare che sia proprio bravo. Siccome l'ho interrotto, Calcaterra, poi torno in studio, faccio il giro, ovviamente voglio sentire tutti. Bettino. No, per provarlo deve andare bene la stagione. Noi sappiamo che la stagione per l'Inter è iniziata non sicuramente nei migliori dei modi, quindi non ti privi della certezza, perché ripeto, Brozovic da diverse stagioni, da Spalletti in avanti, è diventato il faro del centrocampo, è diventato la testa. Ma non avevi nessuno da mettere, adesso ce l'hai. Cioè, la mia domanda, l'anno scorso, adesso parliamoci chiaro, a un certo punto Pioli non aveva 3/4 di rosa, non mi sembra che si sia messo a frignare, ha messo in campo chi c'era, chi aveva, e chi aveva ha risposto. Io voglio che i giocatori rispondano all'allenatore, cioè adesso c'è Aslani. Anche l'Inter, l'anno scorso, nelle partite in cui mancò Brozovic, schierò la formazione, l'undici titolare. No, l'anno scorso, in assenza di Brozovic, l'Inter non aveva uno da mettere al posto di Brozovic. Il vice Brozovic. E infatti ha giocato 3 partite, 2 punti su 9, e ha messo chiunque. Çalhanoğlu, Barella, spostandoli dai loro posti, facendo delle cose che non avevano senso. Certo. Quest'anno ce l'hai il giocatore. È stato acquistato, sì, è stato acquistato appositamente, lo voglio vedere in campo, basta. Però Brozovic è un fuoriclasse, per noi è il fuoriclasse del centrocampo. Capito, ma non è che io capisco. Io sono il più grande fan di Brozovic dell'universo, ma esiste il calcio anche senza Brozovic, spero. Se no vuol dire che siamo ci sarà prima o poi smette. Però vediamo due anime nerazzurre, quella di Bettino un po' più preoccupata, un po' più insomma, pessimista. Bisogna reagire alle campagne. Sabato si gioca contro la Roma, prima dell'inizio della stagione, ha perso Wijnaldum, il centrocampista più forte che ha. E cosa hanno fatto? Ha smesso di giocare? Giocano gli altri. Però devo dire che stranamente... Arrivo da tutti. Sì, dimmi Bettino cosa sai, poi vengo da tutti gli altri. Io so solo una cosa. Tutti gli avversari, quando giocano l'Inter, la prima cosa che fanno
è cercare di bloccare Brozovic. Mettono degli uomini affinché Brozovic non possa pensare. Questa è la prima tattica che tu utilizzi per affrontare. Ecco, adesso saranno spaesati perché non sanno cosa fare. Dai, Martinelli, Tolomei, vengo da stasera tutti. Stasera apprezzo la lucidità di Fabrizio, che ha detto esattamente ciò che avevo detto io, ma purtroppo devo stigmatizzare Bettino. Stigmatizzare? Sì, mi spiace, perché ha usato due espressioni inaccettabili. Scusa, uno piove sul bagnato, l'altro una tragedia. Adesso, quando ci presentammo in questi studi due anni fa e il Milan giocò contro il Manchester con Castiglieco centravanti, il signor Bettino Calcaterra cosa disse? Te lo ricordo, addirittura. Cosa vuoi? E il calcio succede, no? Ecco, noi giocammo contro il Manchester con Castiglieco centravanti. Adesso piove sul bagnato, al Milan manca Theo Hernandez, che perlomeno vale Brozovic come importanza per la squadra, no? O sbaglio? Mignano. Abbiamo giocato contro il Napoli, il nostro vero antagonista in questo momento, senza un giocatore determinante come Brozovic, bla bla bla. Ci mancherà Maignan per un mese, che come minimo vale Brozovic. Loro gli manca quello lì e basta. E l'altro grande che non si è ancora capito. Quello lì, porta rispetto. No, piangono. Lì. Dai, fammi sentire tutti. Dai, basta. Però Lukaku, scusa. Tutti. Ma quello ha mangiato, è arrivato con 15 kg in più, ma per forza no, che si doveva fare male. Qui subito una bella querelina. Non ho capito chi. Subito una bella querela. Perché ha 15 kg in più. Subito una querela. Body shaming. Fabrizio, però c'è da dire una cosa. Io non so, perché non seguo l'Inter, se fosse vero o se sia vero, se è arrivato un po' sovrappeso Lukaku. Però che sia Lukaku, che sia un giocatore del Milan, una cosa che è insopportabile, vedendo che mio figlio ed altri ragazzi vanno a correre per non ingrassare d'estate, è una cosa, non so se sia vero, magari mi dice no, era perfettamente in peso forma, e allora chiedo scusa, niente. Però quella cosa lì, parlo del giocatore di calcio, non del giocatore nerazzurro. Dice che dopo le vacanze arriva pesantino. È insopportabile, è una cosa insopportabile. Non è una questione di come si presenta. Perché vai a correre durante le vacanze. Ma non è di come si presenta, il fatto è che un giocatore che pesa 100 kg ci mette di più rispetto a uno che pesa 60 kg. Sì, ma sono passati 4, scusami, Ho capito, ma l'hai visto? Male. Non è che non gioca perché stai mangiando brioche a casa. Scusami, ma anche io, allora, quando penso a Lukaku, che ho visto solo per una, due o tre partite, ha fatto gol, assist e la presentazione. Allora, Fabrizio, quel Lukaku lì, tu eri contento di vederlo brillante, reattivo, che non faceva uno stop da lì a lì. Io ti sto dicendo che quel Lukaku lì lo avrei voluto vedere anche nelle altre partite, anche al 50%. Dai, fammi sentire tutti. Però non mi ha risposto. Tolomei, non ti ha risposto. Tolomei. No, beh, è evidente, però ne avevamo parlato anche prima, no? L'Inter ha preso Aslani, eravamo qua lunedì scorso a dire quanto pesano quest'anno Aslani che ci hanno fatto passare quando è arrivato subito per fenomeno. No, ma al di là di quello, Carlo, noi proprio a Fabrizio settimana scorsa gli ho chiesto come vedi quest'anno i giocatori cardine dell'anno scorso, Skriniar, Barella e Brozovic. Abbiamo fatto questo discorso perché ci ricordiamo che l'anno scorso senza Brozovic l'Inter è stato un disastro, giusto? Quest'anno, giustamente, sono state imputate anche delle colpe di Inzaghi a non aver trovato una soluzione l'anno scorso. Quest'anno hanno preso Aslani, giusto, sbagliato, sopravvalutato, sottovalutato. Hanno avuto un mercato e hanno individuato in Aslani il giocatore corretto. Vediamo, mi aspetto di vedere Aslani. Dai, fammi sentire tutti, Mola, Bonfrisco, piove sul bagnato, come dice Calcaterra, o esagera? Secondo te è normale, scusa Giulio, vedere, dopo tutto quello che hai fatto, cosa ti è servito l'anno scorso vedere? Cosa vuol dire giocare senza Brozovic? Quest'anno giochi con Gagliardini, rinizia a spostare tutti. Vuol dire che non hai capito niente. No? Sì, Mola, Bonfrisco. Più esubagnato io lo intendo, nel senso che dopo aver perso Lukaku per qualche partita, adesso abbiamo il problema Brozovic. Ma qual è secondo me il vero punto interrogativo? È vero che l'Inter ha preso il vice Brozovic, e quindi è giusto che giochi lui. Credo che sia legittima qualche perplessità sul fatto che questo giocatore debba entrare in un momento particolare con due super partite immediatamente, cioè Roma e Barcellona. Lo so, fosse stato contro squadre, non voglio far nomi che so poi si offende. Poteva giocare con lo Spezia, con squadre, secondo me quello poteva essere, cioè tu giochi e poi giocare. Allora, Mombrano potrebbe dirmi, Giulio, però attento, perché anche la Juve a Parigi ha messo in campo Miretti, ha preso in campo un giovane. Infatti, te lo sto dicendo anche io. Infatti. Il problema è che Aslani entra in un momento in cui deve fare un paio in quattro giorni. Scusatemi, però
abbiamo rotto le scatole una settimana fa a Massimiliano Allegri perché abbiamo detto ha fatto giocare Gatti e non Bonucci e quindi lì non va bene perché fa giocare ma dipende dai momenti contro il Monza e se lo fai giocare non va bene, se non lo fai giocare non va bene. Buonfrisco, ma poi guarda, vediamo i messaggi con Federica. Io penso questo, che sia il campionato dove questi discorsi saranno per forza esasperati, perché questo è un campionato particolare. Io non ho le statistiche, però ho visto che in queste partite già compresse abbiamo avuto un sacco di infortuni, troppi secondo me. Anche la preparazione delle squadre non è quella sistematica di tutti gli anni, sarà diversa, anche quella è una componente che può incidere. Quest'anno abbiamo una cosa particolare, abbiamo per la prima volta i mondiali a metà stagione, che ci spaccano la stagione, per cui tu giocherai fino a novembre, ma poi avrai per forza i giocatori che stanno pensando anche al mondiale. Quindi questa sarà un'esasperazione. Dal novembre al 13, quelle partite lì, però chi è stato bravo a raddoppiare sui ruoli il giocatore, o ce l'avevi in casa o l'hai comprato, e sarà una componente, giustamente io sono d'accordo con Fabrizio, cioè è il momento di metterlo dentro. Allora, cioè, voglio vedere i messaggi, poi dobbiamo passare al caso di Maria. Dimmi. Come no? Non hai chiesto a me, non hai chiesto a me su questo concetto. Non ho chiesto per le gatti, ti chiedo scusa, prego. Per me ha totalmente ragione Simone Inzaghi, perché io vorrei capire all'interista che perde con la Lazio e deve giocare con la Cremonese, ma proviamo Aslani, vincere con la Cremonese, gioca nel derby, proviamo Aslani, non è il caso, poi perde il derby, deve giocare con Torino, proviamo Aslani, non poteva, ma ha fatto benissimo, ma ti pare che se mette Aslani, perché forse Brozovic, non sappiamo adesso quanto vale Aslani. La Lazio ha fatto giocare Gagliardini, no, dato che quando tu parli, io sono andato a vedere sul computer. Con la Lazio ha giocato Gagliardini. Sul computer. Sì. No, allora, dopo la a uomo su Milinkovic. È una scelta di Inzaghi, eh. Ma se metti Gagliardini a uomo su Milinkovic, non fai fare esperienza a Aslani. Ma io sono andato a vedere le partite dell'Empoli l'anno scorso e il signor Aslani non è una mezzala, Aslani è Brozovic. Quindi lui ha messo sempre Brozovic e non poteva mettere... Sai la cosa che si può fare, secondo me, però vabbè, detto da qua... Metti Pirlo, mezzala, no, per fargli... Per dargli gli ultimi sei mesi di Conte, quelli che solo vittoria praticamente, no? Sceglie Conte finalmente di mettere Eriksen in campo. E Brozovic... E scegli, scusa? Di mettere Eriksen in campo gli ultimi sei mesi. Eriksen. Ok, prima non esisteva Eriksen. E allora... Abbiamo fatto una fatica noi di Eriksen, eh? Brozovic, che... toccava 2000 palloni, ma poveretto, non è che può essere sempre al 100%, con un altro di fianco che ha le sue caratteristiche, si smezzava le responsabilità. Quindi l'idea del doppio play non è, secondo me, campata per aria. Gioca col 3-5-2, giochi con due. Vediamo qualche messaggio da casa, dai. Allora, se un giocatore è intelligente come Eriksen, può fare entrambe le cose. Hai visto che cosa ha fatto l'altro giorno Eriksen? Scusami, Eriksen lo metto a fare il terzino, Aslani lo lascia in quel posto lì. Stiamo parlando di un top e Aslani. Ho capito, ma Eriksen gli fai fare anche l'ala. Eriksen. Fino a quando noi trattiamo i ragazzi di 20 anni come dei pulcini. No, ma devi mettere un ragazzo mai. Di 20 anni, Fabrizio, lo devi mettere nel suo ruolo. Carlo, a San Siro a debuttare a non nel Sandro suo ruolo. Tonali, il primo anno sembrava per tutti un inadatto. Sandro Tonali ha risposto a tutti quelli che gli davano dell'inadatto giocando a tutto campo come vuole lui e giocando bene. Sì, quindi, ma quanti anni ha Tonali? Va bene, 20-21 anni, quello fallo, che vuole. Fatevi giocare. Ad Aslani che debutta nell'Inter non lo puoi mettere. Nelle prime sette partite non riesce a far giocare Aslani. L'hai preso per sostituire Bro. Secondo me è un errore dell'allenatore. Ma è un Inter un filino in difficoltà sul piano del gioco e dei risultati. Non vai a mettere Aslani dopo che hai perso il derby col Torino. Non lo so, io nel precampionato sentivo da chi seguiva l'Inter e guardava tutte le amichevoli. Abbiamo preso un giocatore, ragazzi, che Aslani è una roba. Io però devi vedere il contesto. Non ha mai giocato Aslani. Fabrizio non mi risponde, avrebbe voluto. Allora, la domanda è... Io li avrei messi insieme, l'ho detto,
Siccome Brozovic non è al 100%, ha giocato al 50%, sì, ha giocato suo livello, non è un grande. Io proprio per questo, per agevolare anche lui, gliel'avrei messo di fianco. Fatemi sentire da casa, Federica. Da casa c'è Luca, tifoso interista, che dice: siamo una grande squadra, giocherà un altro al posto di Brozovic, dobbiamo vincere lo stesso. E poi ancora scrivono: Inzaghi non lo vede proprio Aslani. E poi questo telespettatore dice: Aslani, ricordate l'anno scorso, le ha giocate tutte contro tutte le squadre di Serie A senza problemi, può farlo all'Inter perché non è alle prime armi. E poi ancora Fabri da Crema ci dice, sperando solo che Inzaghi non voglia partire con Gagliardini davanti alla difesa al posto di Aslani, quindi vogliono Aslani in campo e non Gagliardini. Sicuramente, e tra poco, come vi dicevo, dobbiamo parlare del caso di Maria, di Monblano, che in questi tre giorni è andato a raccogliere tutte le indiscrezioni derivanti dal CDA di venerdì della Juventus e quindi quello che potrà fare Allegri. Ma prima dobbiamo parlare ancora di due temi in casa Inter. Uno è l'offerta per gennaio del Paris Saint-Germain a Skriniar, quindi l'Inter cosa fa? Lo vende a gennaio dopo aver rifiutato i soldi, e poi il passivo di 140 milioni del bilancio Inter. Partiamo da Skriniar.